La strategia di Canon nel business to business si articola e si declina in molti modi. Canon è un'azienda estremamente diversificata, solo per citarne alcuni, la stampa di produzione, dove Canon ha una storia lunga che peraltro è stata rafforzata dall'acquisizione di OCE, che ci consente oggi di avere un portafoglio di prodotti e servizi che non ha eguali nel mercato e ci consente applicazioni molto particolari legate all'interior design piuttosto che la stampa di produzione, piuttosto che anche piccole produzioni. Citiamo sempre la carta apparati di design perché ci consente di raccontare qualcosa di particolare, cioè possiamo rispondere all'esigenza addirittura del singolo, quindi non necessariamente grandi produzioni. Questo nell'ambito della grafica in particolare, ma Canon è un'azienda che negli anni ha molto investito anche nell'ambito della stampa e oggi più in generale si è attrezzata attraverso una serie di acquisizioni di aziende basate in Europa per la gestione del documento e delle informazioni in esso contenute. Questo è un ambito estremamente importante, sappiamo quanto sia importante l'informazione oggi, ma sappiamo anche quanto sia difficile governarla, quindi la cosa su cui ci stiamo specializzando e focalizzando è proprio quello di rendere alle aziende possibile questa attività in modo integrata, immediata e in modo immediato e semplice per l'utente. Questa è una delle chiavi di lettura più importanti per noi, ovvero rendere ai nostri clienti possibile solo con un bottone, giusto per un esempio, l'attivazione di un intero processo di business, dalla nascita del documento e dell'informazione all'integrazione con le altre informazioni anche digitali presenti nei sistemi dei clienti, fino alla sua conservazione o distribuzione ed archiviazione. Questo per quanto concerne chiaramente l'ambito documentale, che si declina poi nei vari verticali, nei vari segmenti. Abbiamo un'offerta che è specifica per i vari processi di business o per le varie industrie presenti nel mercato. Una delle aree importanti su cui ancora stiamo investendo, anche per il tramite di acquisizioni, è quello della videosorveglianza o di partnership strategica e della business intelligence.